Un singolo spermatozoo contiene 37,5 mega di dati di informazione di DNA. Quindi, quando tu vieni, riesci a scaricare ben 15.875 giga, che è quasi 16 tera di dati. Più di questa chiavetta, 60 MacBook Pro e di questo video. Sigla. Allora ragazzi, questo sarà un video un po' particolare. Partiamo dal presupposto che se volete venire tanto, volete eruttare come l'Etna, bene, dovete seguire i miei consigli ed evitare alcune cose. Ad esempio, è bene non farsi delle lunghe docce calde, dei bagni caldi, l'idromassaggio, oppure delle docce sensoriali zen. Il grande calore influenza la produzione di sperma e in qualche modo può anche diminuire la fertilità. Un'altra abitudine che so che moltissimi di voi hanno è quella di starsene sul letto con il PC sopra le gambe, non solo sopra le gambe, ma anche sopra il vostro affare. Ad esempio, c'è un mio amico che lo fa sempre. Guarda Netflix e le cosplayer. Questo fa male. Infatti anche questo può in qualche modo influenzare sulla poca attività sessuale. Quindi, quando vi trovate in una situazione eccitante e in compagnia, prendete il PC e lo gettate fuori dalla finestra e vi mettete anche le palle in frigo. Comunque, se siete curiosi di sapere qual è la media di sperma, di volume, di quantità necessaria per fare una bella figura, è quella di un cucchiaino da tè. Beh, a me sembra anche un po' pochino. Questa sarebbe la quantità giusta. Ovviamente, come esempio, vi ho portato del lubrificante, non potendo fare altro. Evitando queste abitudini, probabilmente le tue voglie aumenteranno. Ma lo sai che tu puoi avere un'erezione anche quando non sei eccitato sessualmente? Questo capita quando hai la vescica troppo piena. Quindi ti consiglio di fare delle soste all'autogrill se non vuoi fare una brutta figura con la nonna mentre sei in viaggio. Quando sei troppo nervoso, quindi evita di litigare al semaforo perché magari poi esci dall'auto e hai qualcosa di gonfio sotto i pantaloni. Terzo, quando sei spaventato. Gli horror è bene guardarli solamente con il partner. E infine, quando dormi. Beh, in quel momento tu non puoi controllare niente, però evita di addormentarti in luoghi affollati, che magari passa qualcuno e... Un altro segreto per avere performance da porno divo, per allungare il tuo pene di oltre 60% e per prolungare il tuo rapporto sessuale di ben oltre 207% è quello di supportare il mio canale con uno di questi metodi, iscriverti qua sotto, attivare la campanella così mi vedrai sempre nella tua home page e mettere like. Dopo esserti iscritto al mio canale, adesso sei pronto e lo sai a quanto viaggia il tuo sperma? Può arrivare fino a 45 km/h, velocità massima di un motorino. E io di scooter ne ho visti passare. Invece, per quanto riguarda la distanza, quella media è di 23 cm, ma nella giusta situazione, con la giusta eccitazione e la giusta densità, si può arrivare a 1 o 2 metri, un arciere. Lo sapete invece qual è una mezza leggenda molto diffusa, che anche un ragazzo mi ha scritto sotto nei commenti? È quella che alcune abitudini e alcuni cibi possono cambiare sia la densità che il sapore dello sperma. Allora, la parte vera è che indubbiamente alcune sostanze come l'alcol e la nicotina a lungo termine peggiorano sia la qualità, quindi il sapore, rendendolo più amaro. Invece, mantenendo una dieta più equilibrata, sicuramente la qualità e il sapore è migliore. Invece, una cosa totalmente non provata e non vera è che si attribuisce ad alcuni cibi la magica capacità di cambiare a breve termine il sapore. Ad esempio, come tutti sanno,
mangiarsi una bella fetta di ananas in qualche modo renderebbe lo sperma molto più dolce e zuccherato. Oppure se vi mangiate una pizza, il giorno dopo il sapore è quello di una margherita. No, non funziona così. Sicuramente mangiarsi un ananas fa molto meglio che mangiarsi un panino da McDonald's, che fa male e che fa anche ingrassare. Ma lo sai qual è un'altra cosa che non fa ingrassare? Il tuo sperma. Infatti è ricco di sostanze nutrienti come la vitamina C, la vitamina B12, enzimi e lipidi, e contiene anche degli stimolanti dell'umore, ad esempio la serotonina, la melatonina, e contribuisce ad un benessere psicofisico. Quindi io non ti sto dicendo di riempirti i boccali e di festeggiare con gli amici. Però ecco, se capita in una situazione particolare, beh, sicuramente non fa male. Apro una piccola parentesi, molto seria e importante: mi raccomando, fate sesso sicuro. Come ben sapete, tramite il liquido seminale può avvenire la trasmissione di malattie infettive, quindi siate sempre sicure del vostro partner o dei vostri partner. Come ogni mese, questo era il quarto video e abbiamo parlato di un argomento serio in modo leggero e ironico. A questo punto ci vediamo mercoledì prossimo alle 18 con A Letto con Candy. Ciao!